Di, di, di cosa vogliamo ragionare ma di cosa vogliamo ragionare e te lo ripeto dove volevi andare con i cinesi dove quando dove perché allora siccome ci sono i video l'ultimo di un mese fa poi c'è un video di due mesi fa e il primo video sullo stadio l'ho fatto tre mesi fa anzi di più perché era prima di natale Antonello esce allo scoperto, Co cosa ho sempre detto io, che cosa ho sempre detto io, cosa mi hanno mi, ha, mi avevano detto, che l'inter vuole rimanere a San Siro. Antonello oggi esce allo scoperto, come riporta anche eh, la gazzetta dello sport. Che noi andiamo avanti anche senza il Milan quindi l'inter vuole rimanere a San Siro, a ah, quell'altro lì che ha fatto la breaking news con un articolo di www.ticino.it lo passai in live eh nuovo stadio la fonte scrisse un articolo ticino.it e lui ci fece subito la breaking news questa, questa è la qualità delle persone che vanno su youtube oh. ma, 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 ma non perché io sono più bravo ci mancherebbe io ripeto ma è inutile comprare iscritti e riportare notizie cosa ci stai a fare su youtube apriti un sito internet non, non stare su YouTube a rompere le scatole quindi Antonello Osa dice basta basta vogliamo rimanere a San Siro il club Nerazzurro ha informato il sindaco Giuseppe Sala lo leggo anch'io il giornale va bene lo leggano tutti va di moda lo leggo anch'io Ha informato il sindaco Giuseppe Sala di voler accelerare sul progetto del Meazza nonostante il passo indietro dei cugini, questo è Antonello eh, che l'Inter non abbia apprezzato il passo indietro del Milan sullo stadio condiviso al posto di Giuseppe Mianza e cosa ormai nota, i rossoneri hanno virato su altri progetti, ti dico anche un'altra cosa all'Inter se il Milan va a sesto non gli pare il vero come si dice dalle nostre parti l'Inter vorrebbe rimanere solo a San Siro chi garantisce per la ristrutturazione? Chi garantisce per i lavori? Chi garantisce con i general contractors? Non mi dire Zang perché spengo la teleamere Garantirà la nuova proprietà. Eh, mentre il club di Viaggio della deliberazione ha cominciato a valutare i piani PC, secondo una lettera destinata al Comune di Milano alla fine di marzo, nell'azzurro hanno nel informato il sindaco oh, Giuseppe Sala, a fine marzo, quindi qualche giorno fa, di voler restare focalizzati sul Sanzino. Chiedendo espressamente di accelerare con l'Inter. Non è che l'Inter vuole stare con il Milan. Io cosa ti ho detto nell'ultimo video sullo stadio? Vado a riprendere, è un blef. L'Inter vuole rimanere a San Sino. Non c'è Assago, non c'è Asiago, non c'è Puzzone di Moena, non c'è Parmigiano, non c'era nulla. L'Inter vuole rimanere a San Sino. Punto. E anzi gli hanno detto al sindaco, guarda di muoviti Il sindaco gli ha detto, tempo di. Fate andare via il cinese e poi ragioniamo seriamente del costo dei lavori, e questa è la situazione. Su Lukaku, ragazzi, è una vergogna. Io, sono totale, cioè io come tanti di voi, come tutti di voi, spero, sono totalmente contrario al razzismo e ci siano ancora queste cose nel 2023. È uno schifo ma ripeto, per come la vedo io è uno schifo che subito, nell'immediato nessun dirigente dell'Inter sia andato davanti ai microfoni poi è uscito un comunicato dell'Inter quello era scontato io voglio gente che quando succedono queste cose non ti dico solo per la mano di Rabiot e di Vlaovic. ma io voglio gente che quando succedono queste cose gravi vadano davanti alla telecamera e all'Inter davanti alla telecamera, tranne i cinesi quando deve fare la passerella non ci va nessuno, e complimenti ah, Compliments, ah, stesse domande, compliments, l'Inter vince vedi il cinese. L'inter perde il cinese non lo vedi, l'Inter pareggia il cinese non poteva venire. Il cinese lo vedi solo quando l'inter vince. E lo vedi intervistare solo da compliments. Ah. Compliments, ah. Poi il cinese parla in inglese e compliments ti dice un quarto di quello che dice il cinese, perché non capisce tutto quello che dice il cinese. Questo sarebbe un servizio. Cosa le pago a fare le tasse io? Questo sarebbe un servizio. Lo volete mettere uno che capisce l'inglese almeno a tradurre per bene? Ti traduce la metà delle cose, complimenti. Lo abbiamo ridotto a comprare lo share, ma di cosa vogliamo ragionare? Che povero ragazzo, lo abbiamo ridotto a comprare lo share. Ma povero ragazzo, insomma, è abbastanza stagionato direi. Eh, guarda sono ridotto a bere i tè anch'io guarda, guarda si vede che è te. Guarda, guarda ora lo vezzo sul telefono te l'ho detto due mesi fa è un bluff. l'Inter vuole rimanere salsino ormai Antonello è uscito l'ho scoperto lo ripeto per quelli un pochino più duri di comprendonio ovviamente mi rivolgo agli haters gli ha detto muoviti Sala gli ha detto fate andare vicino e se ci si mette a tavolino non ci sono problemi Datemi le garanzie, e si parte subito, cinese cosa garantisce se non le rotture di coglioni, cosa deve garantire i cinesi? Fammi capire cosa vogliamo ragionare. Ho rivisto la partita, come ho detto, perché io la guardo sempre due volte a caldo. A volte io bisognerebbe non li facessi video a caldo, però ho rivisto la partita. Ho rivisto un'intera attenta comunque vogliosa di fare bene. Il problema, ragazzi, qual è? Il problema è che non segniamo più, purtroppo ultimamente segniamo solo. Su rigore e segna Lucapo sul rigore perché eh, Lucapo è infallibile dal dischetto qualcuno l'ha anche sbagliato rigore ma quello che vi volevo dire è che questa squadra proprio per il problema del gol non abbiamo nessuno e salta l'uomo no questa ossa la gira la gira ma è la verità però questa squadra fateci caso negli ultimi 16 metri si spegne mi spegne perché non c'è nessuno si prende la responsabilità di fare un tiro a porta di saltare l'uomo eh, non c'è nessuno. Eh, nessuno. Tutti preferiscono passarla al compagno e non prendersi la responsabilità. Ci mancano Snyder, ci manca Erics, un, un Eriks, ci manca un Dybala perché se no ti parlo del ballerino. Cioè, io... Vedi Marotta perché io mi incazzo, cioè. È vero che il cinese era quello che era. Parliamo al passato, incominciamo ad abituarci a parlare al passato. del cinese, ma 25 milioni, cose 25 milioni i sensi dal tuo Carnevali e, e 31 milioni per il ballerino. E tu l'ha spesi, te non l'ho spesi io, Marotta. Davanti ai microfoni, non ci vai. Me lo spieghi cosa stai facendo? Sanchez l'hai mandato via. Gli hai pagato tutto l'ingaggio invece di tenerlo in giardino. L'hai mandato a Marsiglia a fare 15 gol. Vidal l'hai pagato due volte per venire e per andare. A anche, anche questo, que Godin, gli hai pagato l'incalcio per farlo andare a Cagliari. Dov'è stato il risparmio con i parametri zero, Marotta? Dov'è stato il risparmio con i parametri zero? L'Inter fino all'anno scorso aveva la rosa più vecchia con i calci più alti. Ma di cosa vuoi ragionare, Marotta? Ma ti vuoi svegliare anche te o no? Ma è il microfono, lo sai come sta accende? Vuoi pu dire qualcosa anche te o no? Ci volete lasciare i baliati cinesi davvero fino a che non va via qui? Comunque Stadio San Siro te l'ho sempre detto, me lo devi riconoscere ci sono le prove, ci sono i video ringrazio eh, OCV chiamiamola all'italiana OCV che mi ha invitato, molto volentieri ragazzi, vengo a parlare di calcio dove va anche qualche d'uno che conosco quindi ringrazio per l'invito, mi è arrivato oggi l'invito, vengo molto volentieri ci becchiamo presto, ciao Inter